Con l'arrivo di GTA 6 ci sarà un boom su tutte le piattaforme, soprattutto YouTube. È importante che ci sia spazio per tutti. Tutti devono poter portare i contenuti che vogliono, dire la loro opinione riguardo il gioco. Ma se poi mi si arriva a dire che un determinato contenuto, semplicemente perché è di un gioco che sta per arrivare e attira l'attenzione sia clickbait, beh, capite che questo perde di significato ed è anche uno schiaffo in faccia a tutti i tentativi di tutti i creators di portare qualcosa di nuovo proprio relativamente a questo gioco, perché adesso più o meno chiunque può fare video, più o meno chiunque può esprimere la propria opinione in maniera facile con una videocamera, un microfono, ma l'importante adesso per quanto mi riguarda è farlo in maniera differente e dare un contenuto in più rispetto alla media. I think GTA 6 is gonna blow people away. Che è ciò su cui non si concentrano la maggior parte dei creators. Quindi sentirmi dire cose come sei diventato il Mr. Boss for the Win italiano, da una parte è offensivo, da una parte è anche forse sintomo di una cultura sbagliata, dell'idea nuova, ma soprattutto del clickbait. Perché se da una parte ciò che viene fatto da Mr. Boss for the Win, come da parte di tanti altri creators internazionali, è clickbait, dall'altra parte bisogna capire bene cosa sia il clickbait e se sia giusto o meno. E il significato sarebbe proprio quello di attirare click. Poi col tempo ha preso un significato più dispregettivo, per il semplice fatto che sono arrivati tutta una serie di contenuti falsi dal titolo fuorviante che non portavano nulla di ciò che le premesse pretendevano di dare. Come è stato anche per alcuni contenuti che ho fatto io sul mio canale, e lo riconosco. Ma credo che sia necessario sperimentare, soprattutto in un settore come questo, soprattutto se non hai fatto nessuno studio al riguardo e soprattutto se vuoi capire che risultati ottenere con la pratica, con le azioni, senza basarti sui risultati di altri o comunque sì, osservando i risultati di altri ma volendoli provare sulla propria pelle, che è anche la cosa più importante per il tipo di vita, non per il tipo di lavoro, ma per il tipo di vita in generale che ho scelto io come tanti altri. Ma tornando al discorso del clickbait, per come inteso adesso, sì, è sbagliato, ma in realtà l'importante per quanto mi riguarda, per quanto riguarda tanti altri, è ottenere risultati. Figurati perdere il tuo tempo nello scrivere un commento in cui dici questo contenuto è clickbait, commento che non verrà mai letto dal creator che ha fatto il video sotto a cui l'hai scritto, che non riceverà nessuna attenzione, che soprattutto non ti farà guadagnare un centesimo, perché quella è la ragione principale per cui io sono contrario a questo tipo di commenti, perché non servono a niente, non servono al creator, che tanto probabilmente li ignora, soprattutto se ha un discreto numero di iscritti, ossia a partire dai 5.000 in su, sia per l'utente che perde solo tempo, non fa una riflessione utile né per il creator né tantomeno per lui. Perché un vero clickbait è questo. E qui siamo al limite, ho scelto questo video perché è al limite tra clickbait esagerato, scorretto e clickbait normale. Perché clickbait, udite udite, lo facciamo tutti. Tutti, chiunque voglia cercare visualizzazioni su YouTube fa clickbait. Chiunque perlomeno affronta questo tipo di percorso professionalmente, vuole guadagnare qualcosa, vuole attenzione per i contenuti che porta, perché in questo periodo storico soprattutto è importante l'attenzione ed è importante monetizzarla. Quindi è inutile andare a discutere su questo tipo di questioni, visto e considerato che il lavoro è quello e il risultato si ottiene in quella maniera. Il clickbait, per come lo intende il pubblico, è questo. Sernando è stato il fautore dei clickbait per quanto riguarda il mondo di GTA. Ha sempre esagerato, infatti poi si è visto che risultati ha ottenuto per quanto riguarda GTA. Poi si è spostato, ha cambiato settore, adesso a quanto pare sta andando forte ugualmente con i contenuti clickbait, ma l'importante è che stia ottenendo dei risultati. E questo è assolutamente da riconoscere. C'è una bella differenza tra creare un singolo contenuto, più contenuti sullo stesso unico argomento, e scegliere determinati argomenti, approfondirli in una determinata maniera, portare dei contenuti nuovi, originali, aggiungerci del proprio, dare qualcosa, voler dare come obiettivo delle informazioni interessanti che l'utente, dopo aver visto il video, dopo averci pensato, dirà cavolo, sono nuove, sono interessanti, penserà questo video mi ha dato qualcosa che prima non sapevo, un valore aggiunto che effettivamente mi può o essere utile
o mi può servire a titolo informativo, per diletto, che è anche quello importante da considerare. Non tutti i video devono avere uno scopo, ma per quanto mi riguarda, se messo a paragone con la maggior parte dei miei colleghi, non solo internazionali ma anche italiani, che fanno contenuti sul nulla e che soprattutto non portano niente di nuovo in quel contenuto e che soprattutto lo realizzano non in maniera mediocre ma addirittura inferiore, credo che quello che faccio mi faccia perlomeno onore, perché a dire il vero non so nemmeno cosa la gente si aspetti che venga fatto. Soprattutto non so cosa la gente si aspetti che venga fatto da youtubers come Mr. Boss for the Win o SaintsFan, ma cosa la gente si aspetti venga fatto dagli youtubers italiani, che ovvio che in parte prendono dall'estero e se sono bravi cercano di prendere dall'estero e migliorare, se sono mediocri prendono dall'estero, traducono, pubblicano, fine. Cosa che ho sempre cercato di evitare di fare. Sono sempre stato interessato a distinguermi dalla massa. Il mio canale è sempre stato GTA Vanilla per eccellenza. Non ho mai parlato, almeno dedicandomi in maniera importante alle mod, non ho mai parlato di GTRP, almeno dedicandomici, dedicando l'intero argomento del canale su questo. Ho sempre trattato GTA per quello che è sotto ogni singolo aspetto, facendolo alla meglio delle mie possibilità, almeno per quel periodo. Ovvio che adesso, vedendo certi contenuti, direi li farei molto meglio, perché ho progredito, perché ho avuto più esperienza, perché ho imparato tanto altro, perché ho sviluppato delle competenze, ma per quel periodo in cui quel determinato video è uscito io ho fatto del mio meglio e ho portato tanti nuovi contenuti che in Italia perlomeno nessuno si aspettava, a partire dalla logica di GTA, a partire dai peggiori acquisti. Certo, alcune di queste idee sono state prese dagli americani, ma per quanto mi riguarda prese e migliorate. Questo è da considerare, lo ripeto ancora una volta, ma si parla anche di vita da poveri. Uccidiamo gente su GTA Online, che poi è diventata vita da player killer, che poi è diventata andare in giro per le sessioni a uccidere, video in cui facevo incazzare i bambini in chat vocale. Qualsiasi tipo di contenuto io ho cercato che fosse originale, che fosse ben realizzato e che soprattutto ci fossero delle competenze che molti ignorano riguardo quel contenuto, perché c'è da considerare che la maggior parte della gente che porta GTA, non solo in Italia ma anche all'estero, non lo sa giocare. Io ho sempre pensato, ok, devo portare un unico gioco, perlomeno lo devo saper giocare, perché non so come tuttora la gente riesca a fare contenuti su GTA non avendo imparato a giocare, dopo 11 anni che questo gioco è fuori e non è neanche un gioco difficile da imparare a giocare. Come puoi parlare di un gioco che non conosci? Come puoi parlare di una cosa che non sai fare? E non è neanche complicato imparare a giocare su GTA. Capisco che determinate competenze che ho io su GTA, certo, da una parte esistono in gran misura, qualitativamente superiore, ma dall'altra parte tante altre competenze che ho io riguardo GTA, se competenze si possono chiamare, sono sviluppabili da chiunque con un po' di impegno. Poi si può discutere sul quanto sia importante sapere giocare al gioco di cui si parla. Rockstar Games stessa, che sviluppa il gioco, assolutamente non lo sa giocare, ma in ogni caso se si parla di una cosa bisognerebbe conoscerla a fondo e saperla mettere in pratica, soprattutto per il tipo di contenuti che faccio io. Questo per dire che in ogni caso ho sempre cercato di distinguermi dalla massa. Francamente poi c'è anche da considerare questa domanda: io che altro dovrei portare? Il mio canale è basato su GTA e per un determinato periodo di tempo, cosa che vorrei ricominciare a fare, è basato sulla mia persona. Queste sono due cose che tante volte possono incastrarsi, tante volte no, ma sono comunque due, sono due gli argomenti. Si può parlare su quanto io dovrei ampliarli, non è quello che voglio fare in questo momento. In ogni caso quelli sono i contenuti e per quanto mi riguarda credo che mi faccia onore ciò che sto facendo in questo periodo, ossia portando dei contenuti nuovi su delle idee di base semplici, magari in parte prendendo contenuti dagli americani, traducendoli, ampliandoli, questo è vero, ma in ogni caso si parla di contenuti che nessun altro, almeno in Italia e in realtà in generale in larga parte anche all'estero, sta portando. Perché adesso l'argomento di punta è GTA 6, è ovvio si possono fare ancora contenuti su GTA 5, ma se non si approfitta ora riguardo al fare contenuti su GTA 6, quando se ne deve approfittare? Adesso l'hype è alle stelle, se non se ne approfitta adesso, certo si potrà fare anche in futuro, ma meglio farlo adesso perché non farlo ora. E in ogni caso criticare questo tipo di cose è molto più becero e inutile di portare questo tipo di cose, perché perlomeno chi le porta ci guadagna qualcosa. È da discutere poi cosa ci faccia
con quel qualcosa, ma in ogni caso porta qualcosa. Immaginati commentare una cosa che ritieni stupida. È un pensiero che in generale io non ho mai compreso. Se una cosa non ti piace, non perderci tempo, non ha senso commentarlo. Ma io sono libero di commentare quello che voglio. Non tolgo assolutamente questo. Anzi, meglio che lo fai, perché mentre tu perdi tempo a commentare una cosa e questo commento che scrivi non ti porterà nessun guadagno, né in termini monetari né in termini di soddisfazione personale, io vado avanti, quindi è meglio, non è neanche un mio svantaggio. C'è da considerare anche questo, ma nella mia testa è assolutamente incomprensibile come uno possa andare a commentare una cosa quando commentare questa cosa non gli porta nessun guadagno. E francamente credo in ogni caso la gente stia gradendo ciò che sto facendo, si vede anche dei risultati, nonostante per parecchio tempo io abbia ignorato il canale. A quanto pare molti ancora sono interessati a quello che ho da dire. Fatemi sapere se è così effettivamente, magari con un like o con un commento. Mi piacerebbe sapere la vostra su questo argomento. Vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.